Salve a tutti i piccoli grandi lettori, la recensione di oggi è Annanna, edizione Babò Libri. È notte e nella penultima brandina di un letto a castello, Nino, un piccolo cane con le orecchie scure, chiede a Mickey, un barboncino grigio che sta in alto nel lettino accanto, se può raccontargli una storia. Nino non riesce a dormire perché Popò ha un rosso fortissimo, così nei due lettini a castello iniziano ad accendersi le luci. Mentre Nino scende per andare da Mickey, si sveglia anche Pietro, che chiede a Nino se può prestargli il suo coniglietto. Si sveglia anche Zazà, che non vuole dormire nel lettino in basso. Così, ad ogni pagina che si gira, c'è una lucina in più accesa e si ritrovano tutti i canini nella brandina di Mickey ad ascoltare una storia, tranne Popov. Questa è una storia molto simpatica, dove un gruppo di cani cerca di dormire, ma con scarsi risultati. Il tema principale è la nanna e la condivisione di un letto, un peluche, un bicchiere d'acqua e di una storia. Il libro è cartonato, ha un formato verticale e l'ambientazione dà l'idea di essere in un campeggio. L'età di riferimento è da 3 anni. Spero che vi sia piaciuta questa recensione, se sì mettete mi piace e condividete. Seguitemi sul canale YouTube, su Facebook, su Instagram, su Twitter. E sul mio nuovo blog, trovate il link in descrizione. Se volete lasciate un commento per dirmi cosa ne pensate. Grazie, buona lettura da piccolo grande mondo dei libri e...